Siamo nel 1965 e il regista Noel Black girerà il primo film dedicato allo skate. Il film si chiama Skater Dader. Racconta la storia di un gruppo di teenager che va in skate e affronta tematiche come l'amore, l'amicizia, la competizione. Tutto senza dialoghi e tutto condito da una colonna sonora surf rock fatta apposta per il film. Il film fu molto rivoluzionario all'epoca, non solo per la tematica trattata, ma anche per le riprese. Infatti, oltre ai classici campi cinematografici, Noel Black scelse di fare delle riprese dal basso e scelse soprattutto di fare delle riprese in movimento. Fissò una cinepresa a una bicicletta, creando una sorta di dolly, una sorta di telecamera mobile che seguiva tutti i movimenti degli skate in maniera più agile. Il film venne premiato al Festival di Cannes come miglior cortometraggio nel 1966. Gli attori erano dei veri skater. Appartenevano tutti all'Imperial Skateboarder Club di Torrance, in California, luogo dove sono state girate quasi tutte le riprese di questo film. Questo film è un documento storico importante. Non solo ci mostra gli skate che si usavano all'epoca, ma si mostra anche lo stile di come si andava sullo skate. E soprattutto vi mostra molti trick che venivano fatti all'epoca. Il film è stato restaurato interamente nel 2010 ed è possibile vederlo su Surfer Today. Vi lascio il link in descrizione, vale veramente la pena guardarlo. Bene, questa era la storia di Skater Dader. Spero il video vi sia piaciuto. Vi aspetto su questo canale per altre curiosità legate al mondo dello skate.